Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Eccomi qui con la seconda parte dei prodotti terminati dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, quindi ben 4 mesi. Mi dispiace perché nel frattempo fra un video e l'altro è andata via la luce, però ormai lo registro così, butto tutto perché come avete visto erano una montagna di prodotti. Spero che per voi non sia appunto un problema la luce. Allora, iniziamo subito con i prodotti per il make up, viso e salviette in generale. Allora, ho terminato queste veline che sono quelle lì mille usi dell'Eurospin. Queste sono della Soft Dream, sono 150 veline, se non sbaglio costa intorno a 1 euro, anche 99 centesimi, 89 centesimi, dipende. Io le compro sempre, le tengo in postazione, quindi le utilizzo un po' per tutto, per gli swatch, per pulire la scrivania, per pulirmi le mani, per soffiarmi il naso, per tutto. E poi ho terminato, ormai continuiamo con le salviette. Allora, queste qui sono delle salviette della Sciaga, salviette multiuso allo zucchero. Queste sono quelle lì che tengo in borsa, ne compro spesso. Questo è il pacco piccolo da 10 salviette. Allora, io praticamente le vario in base alle borse. Quando esco, non lo so, ho le pochettine piccole o le buste, queste borse più piccole, non mi porto le salviettone grandi, però io non so stare senza salviette, quindi queste piccole le utilizzo appunto per questo, quindi le vario in base alla borsa. È arrivata un po' di luce. Poi ho terminato queste salviettine struccanti della Speedy Care, struccante detergente, no, con acqua micellare, no alcol e no parabeni. Queste le presi all'Eurospin tanto, tantissimo tempo fa, se non mi sbaglio a 79 centesimi. Sono 15 salviettine, sono comode perché le porto in viaggio. Le amo perché non mi fanno allergia e struccano bene. Peccato che non fanno confezioni più grandi, quindi le trovo solo così piccoline perché sono veramente, veramente ottime. Poi ho terminato queste salviettine struccanti della Fria, occhi, viso e labbra, 64 salviette, sono dermatologicamente e oftalmologicamente testate, senza alcol, senza PEG e senza parabeni, sono con aloe vera e vitamina E. Sono queste qui, era la confezione grande. Allora, all'inizio, fino quasi, non dico a metà, ma quasi, erano molto asciutte, quindi mi struccavano ben poco. Da metà in poi, sì, erano umide, ben umidificate, quindi mi struccavano. Però, cioè, quando ti vai a prendere una confezione convenienza da 64 salviette, quasi metà le devi andare, non dico a cestinare, ma comunque non sei soddisfatta, quindi non credo di prenderle. A meno che proprio le trovo in offerta e non mi ricordo che le ho prese e che non mi sono trovata benissimo. Poi ho terminato altre salviette struccanti, va del retro Satana. Sono queste della linea The Cream. Queste erano al cetriolo, comprate al Cosmoprof di 2 anni fa, del 2000. No, del 2015, dell'anno scorso, le avevo prese nei padiglioni orientali. C'erano un sacco di gusti, mi ispirava il packaging, mi sembravano proprio carine. E sono quelle, se vi ricordate, che insieme all'acqua di rose mi hanno fatto allergia. Quindi le utilizzate poi solo sulle mani per togliere gli swatch, ma le volevo terminare, non le comprerò mai più. Poi, come sapete, cioè, state vedendo che ho tutte queste salviettine struccanti perché tutta l'estate io mi sono struccata solo così. Poi ho terminato queste salviettine della Deep Fresh Makeup con estratto di aloe vera. Queste le ho comprate allo spaccio alimentare. Mi sono trovata benissimo, mi sono piaciute molto. Sono molto delicate, una marca che non conoscevo. 25 salviette, non ricordo il prezzo, però era molto conveniente, tipo intorno ai 2 euro, forse 1 euro e qualcosa. E niente, se le trovo penso di ricomprarle perché veramente, veramente mi sono piaciute tantissimo. Deep Fresh, quindi mi ricorderò di questa marca, la conserverò. Poi vediamo se ce ne sono ancora struccanti. No, terminate con quelle struccanti. Allora, ho terminato queste salviettine per l'igiene intima della Fresh and Clean. Queste erano con l'estratto di calendula, 12 salviettine. Anche queste le uso in base alle borse. Se ho borse grandi, prendo le confezioni più grandi, borse medie, queste medie, borse piccole, quelle piccole. Quindi, io comunque compro salviette in continuazione. Queste erano buonissime, veramente molto delicate, molto umide anche se restavano tipo un pochino aperte o sia all'inizio che alla fine. Comunque niente, mi sono trovata benissimo, mi sono piaciute molto.
Poi, sempre per l'igiene intima, ho utilizzato queste qui, le Chili Pocket. Queste sono quelle lì azzurre e sono con antibatterico, queste qui azzurre. Non vedo la quantità, non mi ricordo quante fossero. Da viaggio. Comunque, niente, non mi ricordo, anche queste buone, queste forse le aveva comprate mia madre, poi le ho utilizzate io, ma per i viaggi sono buonissime. Salviette, cioè, no, oddio, no, salviette, perché queste qua mi sono piaciute veramente tantissimo. Poi ho utilizzato mille usi e mille usi, quindi queste no. Allora, ho utilizzato queste salviettine umidificate della Niaro, queste le ho trovate in una borsa estiva praticamente ed erano quasi asciutte, quindi poi le ho utilizzate così un po' come fazzolettini. Per le mani vanno benissimo, così da tenere in borsa, sono 20 pezzi, i prezzi non sono eccessivi. Poi, sempre della Niar mille usi, queste sempre da menti con aloe vera. Anche queste le ho trovate leggermente asciuttine, però quando sono nuove, aperte da poco, vanno benissimo. Infatti mi sono trovata meglio con queste, che sicuramente era una confezione nuova, quindi le ho trovate più umidificate. Queste sono sempre 20 pezzi con aloe vera in gel e vitamina, senza sapone, alcol, parabeni, PEG e fenos e etanolo. Quindi anche queste sì, le compro spesso, mi piacciono. Quindi, terminato con le salviettine, faccio... No, ce n'è ancora una. Questa qui della Sciaga, sempre per la borsa piccola. 10 salviette alla fragola, queste mi sono piaciute molto. Sa ancora di fragola. C'è anche il prezzo in queste, sono 99 centesimi. Certo, forse non è convenientissimo 99 centesimi per 10 salviette, però il formato piccolo è comodo. Allora, continuiamo sempre con i prodotti per il viso. Ho terminato questo latte detergente tonico, sollievo e dolcezza con maxinolina e olio di argan 2 in 1 della Bottega Verde. Allora, che vi sto facendo vedere? Boh, non si vede niente con questa luce. Comunque, ecco, Sensitive Skin. Allora, questa era una boccetta comoda perché ha il dosatore. 190 ml. Allora, il prezzo d'origine di partenza era di 17,90 euro. Io mi ricordo che l'ho presi con il 50% di sconto, che anche col 50% di sconto, secondo me, per un prodotto del genere sono troppi, alla fine 9 euro praticamente. L'ho utilizzato, però non mi ha entusiasmato tantissimo, non struccava molto bene. La profumazione sì, è un po' la classica di Bottega Verde, però non struccava molto bene. Mi è piaciuto perché io d'estate, non utilizzando le creme per il viso, anziché i detergenti, preferisco lavarmi di più col latte che mi idrata. Sapete, ho la pelle secca, quindi mi vado a screpolare facilmente nel naso, e quindi il latte detergente mi aiuta in questo. Poi ho terminato questa acqua micellare della Bioderma. Questa era la linea per pelli sensibili. Questa qui, ok, la linea Sensitive. Allora, partiamo dal prezzo: 250 ml, 13,90 euro. Vi ricordate quando feci il video dell'acquisto? Mi è sembrata un pochino esagerata. Buona, per carità, un'acqua micellare buona, però ad esempio non mi ricordo quale avevo provata, mi ero trovata meglio o comunque ugualmente bene, però costava molto meno, quindi non credo di ricomprarla, a meno che trovo una mega offerta, non lo so, però comunque sì, una buona acqua micellare. Poi ho terminato questo peeling detergente della Sien, che è questo qui, il classico, anche questo già l'ho preso un paio di volte. 150 ml, completamente finito. Mi piace molto la profumazione, è abbastanza delicata. Si presenta in gel trasparente con dei microgranuli blu che poi ti vanno a fare un leggero peeling sul viso, quindi anche questo mi piace. Poi ho terminato questo campioncino di acqua detergente essenziale della Bioniche. Questo mi era stato regalato per Natale con un altro sacco di campioncini praticamente. La profumazione quasi inesistente ed era un'acqua detergente molto 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 leggera, forse anche troppo, quindi non credo di comprarla. Poi ho terminato questa, no, questa andiamo al make-up dopo. Ho terminato questo SOS Mani Pulite di Vrochè, che è questo qui all'arnica, la confezione da 30 ml. Io la tengo sempre in borsa, mi piace tanto, ha una profumazione
molto delicata, appunto, fra limone ed arnica. È come la mughina, ma non sa di medicinale, quindi appena termino l'altra la ricomprerò. Poi ho terminato questo vaniglia e sandalo, questo profumo di Avon. Era un'acqua profumata, questo mi era stato regalato da Deborah del canale Il Beauty di Debbie. Ti mando un bacio grandissimo. E l'ho amato, comunque la vaniglia era molto leggera, non di quelle vaniglie pesanti invernali, quindi questo l'ho terminato, sì, forse verso giugno, uno dei primi prodotti che ho terminato. Erano 100 ml, lo utilizzavo tutti i giorni praticamente, quindi davvero buono e delicato. Poi, questi quattro campioncini dopo, vabbè, ho terminato questa confezione di fazzoletti che vi faccio vedere solo per il packaging della Kleenex perché era carinissimo con le farfalle. Passando al make-up, ho terminato questa BB Cream 6-in-1 di Vrochè, pelle perfetta. Come sapete, io la amo, mi sono trovata stra bene. Adesso ho preso quella lì anti-rughe, quindi dovrò iniziare a utilizzare quella e vediamo come mi trovo. Questa era la colorazione light, che è proprio quella per il mio incarnato perché sono bianca cadaverica. E niente, quindi mi piace tanto. Ora hanno cambiato la formulazione e quindi proverò anche quella, penso sicuramente. Ma un ottimo prodotto. Sono 50 ml in offerta a 9,95 euro. Adesso, oltretutto, col catalogo di Natale c'è la pochettina in omaggio, quindi troppo carina. Ho terminato questo mascara Telescopic della L'Oreal. Questo, allora, mi è durato tantissimo, comprato tipo 3 o 4 anni fa, utilizzato molto spesso, ancora volendo le ciglia me le colora. Siccome però non è l'effetto che voglio io, ho tanti altri mascara, di cui due aperti e altri da terminare, ho detto è inutile che mi dilungo, però ancora funziona. Lo scovolino è questo, è quasi inesistente, è... Me lo volevo fare vedere, no, la scia no, non la lascia, cioè colora ma non scia. Comunque, niente, colora ma non scia. E niente, mi è piaciuto tantissimo perché allungava le ciglia veramente tanto. E, avendo lo scovolino così piccolo, le riuscivo a prendere proprio dall'inizio e pettinare benissimo. Quindi, un ottimo prodotto. Adesso ne ho comprato un altro con lo scovolino così di Vrochè. Lo devo ancora aprire e vediamo come mi trovo. Poi ho terminato questa Long Lasting Eye Pencil di Essence. Questa è un po' tipo l'estilo di Vrochè. Come vedete, è completamente terminata. Non scrive neanche sulla mano perché proprio è tipo scavata. Non ricordo il prezzo, però è un prodotto molto valido. Costa, se non mi sbaglio, forse intorno a 1,50 euro, 1,70 euro. È quasi pari all'estilo di Vrochè. Quasi pari, però per il prezzo che ha, ottima, un'ottima matita veramente. L'unica cosa che per me non è facilmente reperibile perché non ho la Essence proprio vicina, quindi continuerò a utilizzare i Vrochè quando mi capiterà, e la trovo perché nera non si trova sempre, la prenderò. Poi ho terminato questo burro cacao della Corona Extra. Questa è proprio la Corona, la birra Corona. È stato il mio burro cacao preferito praticamente, perché è molto... Non sono andata a scavarlo perché non mi piace scavare il burro cacao, metterlo col pennellino, col dito. La profumazione è qualcosa di favoloso. Non si trova in commercio, quindi non lo proverò mai più. Comunque era molto molto idratante, mi è piaciuto veramente tantissimissimissimo. Poi vado a cestinare tre prodotti make-up. Allora, uno è questo qui di Vrochè, è l'ombretto in crema. Lo vado a cestinare perché, allora, era 6 mesi dall'apertura, io l'ho utilizzato più o meno 2 anni. Mi piace tantissimo, tuttora dico, ora è quasi finito, praticamente vado a prelevarlo così sul bordo. L'odore quindi si è un po' alterato, quindi non voglio rischiare, però... Mi sono trovata benissimo, infatti sicuramente prenderò quello lì nuovo. La colorazione è questa. Si spalma facilmente, quindi si sfuma molto bene, anche col pennellino stesso. E forse se volete vedere qualche swatch in uno dei miei primi video sui Vrochè, mi sa che lo facevo vedere. Comunque è questo. Considerate che adesso è quasi asciutto, perché
Oddio, non è che è lo cestino, perché proprio non ce n'è più. Ma è questa, è una colorazione bellissima. Si stende, come vi dicevo prima, si stende facilmente, non lascia la riga fastidiosa che lasciano molti ombretti in crema. Niente, della linea Colors Nature. Adesso hanno appunto il packaging nuovo, quindi lo prenderò sicuramente. Uno, un'altra colorazione. Poi vado a cestinare o buttare comunque questo eyeliner di Elf. Questo era dorato con i glitter, ha fatto il suo corso, l'ho utilizzato un paio di volte, ma adesso si è indurito e praticamente è tutto sul bordo, ma non lo riesco a prendere perché giustamente il pennellino sul bordo non ci arriva. Forse riesco a prendere qualcosina, ma no, quasi niente. Comunque erano con questi glitter così molto spessi. L'unica cosa si sentivano un po' sull'occhio, cioè quando si asciugava dava l'effetto un po' di tipo di glitter attaccati. Ecco, non è molto fluido, ne ho un altro di Collistar che è tutta un'altra cosa. Dico, questo l'avevo preso 1 euro, 2 euro, quindi voglio dire, ci sta. Lo cestiniamo pure, anzi l'ho utilizzato parecchie volte. È un'altra cosa che vado a cestinare, metà perché è terminato, metà perché non mi è piaciuto. È questo eyeliner, il numero 109 di Kiko. Se non mi sbaglio, questo era stata una beauty adoption di Romina. Praticamente, allora, a parte essere molto 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 liquido, l'odore adesso si è molto alterato, quindi sa di spirito, ma non ce n'è quasi più. Oddio, no, adesso sta scrivendo. Comunque è questo qui, è molto molto liquido, però è troppo liquido perché praticamente lascia tutte, si vedono tutte le pieghette, non, si vede proprio il pennello che si sposta liquido tipo acquerello da una parte all'altra. Quindi no, niente, lo vado a cestinare, ma a parte che ne è rimasto pochissimo, ha fatto il suo corso, quindi amen, ciao. E poi ho terminato quattro campioncini, di cui allora una è questa, è una crema viso biologico della Bema. Questa era, non c'è scritta la profumazione, era una semplice crema viso. Mi è piaciuta la profumazione perché è delicata. Ragazzi, scusate questa luce, mamma, sono tutta viola. Vabbè, ormai è finito. E ho terminato questa crema viso, questo campioncino di crema viso della Bema. Questo mi era stata inviata dalla Only Bio. È una semplice crema idratante, non ho visto molto con un campioncino, però potrei comprarla perché la profumazione mi è piaciuta e sulla pelle era molto delicata e si assorbiva in fretta. Poi ho terminato questo campioncino di crema solare con estratto di papavero della California, protezione 50. Questa è naturalmente terminata a giugno, quasi a inizio estate, dell'erbolario. La profumazione era molto buona ed era leggermente giallina, un po' il classico del colore delle creme. E poi ho terminato questa crema solare con carota, sesamo e karité, protezione 30. E sono due, sempre dell'erbolario. Stessa profumazione, mi sa. Oddio, sto ritornando all'estate riguardando questi prodotti. Buonissimi, buonissimi veramente. E quindi questi due. E niente, anche questo video alla fine è stato lunghissimo, 18 minuti, però dovevo farlo per forza in due parti. Mi dispiace per la luce di questo video, quella del primo era migliore, ma spero che mi perdoniate e che guardate il video lo stesso. Io vi mando un bacio grande e noi come sempre se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cioè, ho finito di girare il video. Mi stavo, vabbè, non mi guardate, stavo sistemando, stavo rimettendo i prodotti a posto. Li ho tutti buttati ognuno nel suo contenitore. Vabbè, non ci fate caso. È tornata la luce. Adesso sta andando via di nuovo. Meno male, perché mi potevo proprio incazzare. Va bene, ciao!